caratterizzata da due polemiche sul crinale davvero infiammato tra PD e Movimento 5 Stelle. Una riguarda un fatto concreto, palpabile, visibile nelle strade di Roma, ovvero la presenza di un eccesso rispetto alla media di spazzature, quindi gli attacchi alla sindaca per incapacità di gestire questo problema, come dice il PD, ma ovviamente le difese che arrivano dall'amministrazione comunale ribattono tutte queste accuse. L'altra è un po' più impalpabile perché deriva da un libro e da una testimonianza riferita dall'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli a proposito del presunto interessamento di Maria Elena Boschi per la salvezza di Banca Etruria con l'aiuto di Unicredit. Casal Bruciato, zona est di Roma, la situazione è quella che vedete. Effettivamente ogni giorno c'è questo spettacolo. Dovete riprendere sto schifo. Ci aveva promesso che ripuliva il quartiere, è mai stato ripulito. A Ponte di Nona i secchi vengono svuotati e riadagiati sulla montagna di immondizia. Oggi la troviamo Ponte di Nona in una buona condizione. Una buona condizione. Vieni la prossima settimana e te ne accorgi. Una cosa vergognosa. L'assessore all'ambiente Montanari rassicura, non c'è nessun emergenza, eppure ha chiesto alla società Rida Ambiente di Aprilia di raddoppiare la lavorazione di rifiuti per gestire la fase critica. Su via di Rocca Cencia è un via vai di mezzi. Qui e a via Salaria si lavorano 750 tonnellate di rifiuti al giorno, il massimo. Ma non basta, gli impianti cedono e sulla questione è scontro istituzionale fra regione e comune. Aree autorizzate il trasferimento in altri paesi europei. Bisogna dire la verità, evitare polemiche e mettersi a lavorare mancia a terra, soprattutto Roma Capitale che ha ricevuto tantissimo dalla comunità regionale e anche di altre regioni. La Regione Lazio invita il Comune ad intervenire con urgenza e alla Raggi che sostiene che l'impiantistica sia competenza della Regione, Zingaretti replica. Gli impianti di trattamento sono competenza del Comune che li propone alla Regione per l'approvazione. Finora nessuna proposta. Su Facebook Raggi spiega poi che è al lavoro una task force straordinaria e dentro questa settimana la città tornerà alla normalità con l'apertura H24 degli impianti AMA. Da una parte abbiamo il Movimento 5 Stelle che sta portando avanti un nuovo progetto di gestione dei rifiuti, dall'altra gli spot elettorali di Renzi, quello che aveva detto che si sarebbe dimesso dopo il referendum, e l'immobilismo di Zingaretti che non ha ancora un nuovo piano di gestione dei rifiuti e sta dormendo. Ma la battaglia politica va ben oltre il perimetro regionale e diventa scontro duro fra Renzi e Grillo. Il primo annuncia che nell'incapacità dell'amministrazione comunale di dare risposte, la prossima domenica il PD romano ripulirà la capitale e proporrà nuove soluzioni. Dal suo blog Grillo invece ironizza. È colpa dei 5 Stelle la gestione dei rifiuti di Roma, anche se l'ha gestita il PD con mafia capitale per anni. Il ministro Maria Elena